La dermatite atopica, malattia infiammatoria cronica della pelle in età pediatrica con una prevalenza di circa il 20%, sebbene dati recenti abbiano dimostrato che a soffrirne sia anche il 10% circa degli adolescenti e degli adulti, per i suoi sintomi più tipici, quali il prurito continuo e la presenza di macchie visibili sulla pelle, può avere anche importanti ripercussioni sulla qualità di vita di quanti ne soffrono. Per questo, sottolinea Ersilia Tolino, dirigente dell'unità operativa complessa di dermatologia e responsabile ambulatorio dermatite atopica e malattie infiammatorie croniche cutanee dell'ospedale Fiorini di Terracina in provincia di Latina, dovrebbe essere diagnosticata precocemente per poi essere trattata in maniera mirata e personalizzata. La dermatite atopica rappresenta una sfida diagnostica sia per l'eterogeneità clinica della malattia, per la complessità diagnostica. Infatti, ricordiamo che una grande varietà di malattie cutanee condivide segni e sintomi della dermatite atopica, ma anche per l'inadeguata risposta alle terapie tradizionali. Ma come viene diagnosticata nella pratica questa patologia? La diagnosi si basa sull'anamnesi e sull'esame clinico, sulla familiarità per malattie atopiche, sul prurito o sulla presenza di lesioni tipiche, che sono chiazze eritematose, che possono evolvere verso placche, eritema o papulo-vescicolari, che sono segni poi di lesioni di grattamento, escoriazioni e croste, con tendenza quindi alla sovrainfezione batterica. Grazie però ai progressi della ricerca in questo campo, oggi sono stati fatti notevoli passi avanti, in particolare con una nuova classe di farmaci. Nello scenario terapeutico, accanto ai farmaci biologici di più recente introduzione, ci sono i JAK inibitori, che sono delle piccole molecole che vanno a bloccare l'enzima Janus-chinasi, intervenendo sia sulle infiammazioni che sul prurito. Questi farmaci hanno il vantaggio della somministrazione orale e della rapidità, sia in termini di efficacia che sul sintomo prurito, che sappiamo essere fondamentale nella dermatite atopica, determina disturbi del sonno con impatto importante sulla vita sociale e sulla produttività lavorativa. La nostra esperienza è che la strategia di intervento sulla dermatite atopica deve essere mirata e precoce, il percorso di cura deve essere quanto più personalizzato sulle caratteristiche del paziente con accesso tempestivo alle terapie. Infatti questo può rivoluzionare la gestione della dermatite atopica, consentendo dei risultati che fino a poco tempo fa sembravano irraggiungibili.